Abbiamo sentito che dicevano alle persone di andare nel capanno dei bagni. La 1. Passavano tutti dalla porta in un lungo corridoio. Non sapevamo cosa stesse succedendo. Noi eravamo nel sottosuolo, in cantina. Ma poi c'erano degli uomini delle SS con grandi bastoni che picchiavano la gente e la costringevano a salire sui camion. Ma ora lei sa cos'erano quei camion? Sì, ora so che cos'erano. Erano dei camion in cui rinchiudevano le persone e poi del gas veniva introdotto nei camion. Stretto su Eichmann. Ricevuto. Cosa le è successo il giorno seguente? Noi, in cinque, siamo stati prelevati dalla cantina. Hanno messo le altre persone sui camion. Sentivamo le urla venire dai camion e hanno acceso il motore e il gas è entrato dentro. Poi le urla sono finite. Vai con la 3. E il giorno seguente lei personalmente è andato a lavorare nel bosco e ha visto cosa stava avvenendo con i suoi occhi? C'erano 25 persone e scavavano tutte delle fosse. Mai vista una cosa così? No, mai. Scavavate le fosse e poi i camion? Arrivava un camion, uno di quei camion. Quando arrivavano i camion, non c'era permesso di avvicinarci subito. Dovevamo sempre aspettare un momento, due o tre minuti. Dal camion uscivano dei fumi e dovevamo aspettare. Poi cinque o sei persone aprivano i portelloni e prendevano i cadaveri e li mettevano vicino alle fosse, accanto alle buche. Le persone erano morte? Erano tutti sicuramente morti, non c'era più nessuno vivo. E nel terzo camion sono arrivati dei morti che lei conosceva? È stato dopo che lavoravo lì da un po' di tempo, quando sono arrivate tutte persone della mia città. E chi c'era fra loro? Mia moglie e i miei due figli. E lei li ha visti mentre venivano scaricati dal camion? Mi sono sdraiato vicino a mia moglie e ai miei due figli e volevo che mi sparassero.